spazio per i progetti del futuro, un team di progettisti capaci di innovare e realizzare un negozio 3D pronto ad essere presentato a San Francisco. Noi ve lo facciamo vedere in anteprima, vi presentiamo i prossimi giorni, oggi su Valeria di Giorgio. So I enter the house, and somehow this is before I discover. Del videogioco in Italia parte dalla provincia di Napoli, nasce I'm Not Alone, che è solo il primo di una lunga serie di videogiochi, dalla volontà di due imprenditori campani. Sì, la volontà, diciamo, mia e dei miei soci, entrambi della provincia di Napoli, di Portici, è quella di creare in Campania un'industria videoludica che possa attrarre talenti non solo nostrani, quindi di talenti ne abbiamo tanti, che purtroppo dovevano andare negli Stati Uniti per poter, diciamo, mettere a frutto quelle che sono le loro competenze e le loro passioni. La vostra sede è a Nola, un team composto da quante persone? Attualmente lo staff è composto da 12 persone, ci sono ragazzi che vengono da Portici, da Volla, Castelnuovo, provincia di Nola, più una serie di professionisti esterni reclutati sul mercato internazionale. In che cosa consiste questo videogioco? Tu sei il progettista. Il nostro gioco è un arcade adventure con ambientazione horror. Ovviamente prende spunto, insomma, da titoli importantissimi del panorama internazionale, infatti ci sono elementi interessanti di quello da un Resident Evil, da un'ambientazione alla Silent Hill. Abbiamo cercato di presentare questi elementi di gameplay con una grafica tutta nostra, con un taglio molto cinematografico, e poi puntiamo ovviamente su colpi di scena, intermezzi, mostri e quant'altro, insomma, che poi vedrete piano piano. Quanto tempo, quali competenze e soprattutto quanto denaro ci vuole per realizzare un'opera del genere? Parlando di videogames, il nostro progetto ha un time di 1 anno e mezzo, quindi dall'inizio alla fase di preproduzione che è iniziata a luglio, contiamo di circa titolo intorno a ottobre 2009. Il budget che noi abbiamo stanziato per questo progetto è di circa 400.000-500.000 euro di investimento. E comunque ci andiamo a scontrare un po' l'osso che investono dai 10 milioni di dollari ai 100 milioni di dollari. Perciò paragonare a tutti gli effetti ad un film che esce nelle sale cinematografiche. Siete veramente molto coraggiosi, dunque la campagna potrà essere un baluardo di queste attività e di queste nuove frontiere. Io mi auguro di sì, mi auguro di far partire, appunto, come dicevo, nell'arco dei prossimi 5 anni, una vera e propria industria di videoludica. Per tutti gli appassionati, quando si potrà trovare questo videogioco sul mercato? Questo videogioco vorrà trovarsi sul mercato a Natale 2009. Noi l'abbiamo presentato in anteprima, il prossimo appuntamento resta la Fiera di San Francisco. Sì, sicuramente quello per noi sarà il banco di prova, diciamo, del prodotto.